Un saluto da Ivan Paparelle, ben ritrovati sul canale YouTube di Cellular Magazine LG L40. Proviamo oggi l'entry level della nuova famiglia LG. Abbiamo provato qualche giorno fa l'L90, quindi passiamo un po' da un estremo all'altro. Un apparecchio molto piccolo, compatto, soprattutto nel perimetro, forse solo leggermente spesso, siamo intorno ai 12 mm di spessore, che gioca tutte le sue carte su un buon rapporto qualità-prezzo. Siamo sotto i 100 euro, mi è capitato già di vederlo nei negozi a 99, forse anche a qualche euro in meno. Certamente impone qualche piccola rinuncia nel suo utilizzo, ma direi che se si fa una profilatura adeguata di chi lo deve utilizzare, tutto sommato è un apparecchio che può regalare delle soddisfazioni. Andiamo a scoprirlo. Nella parte frontale abbiamo un display con diagonale da 3,5 pollici. La tecnologia è la IPS tipica di LG, che certamente qui non raggiunge il suo massimo livello di espressione, ma comunque regala al display una assoluta gradevolezza. Risoluzione 320x480 pixel, quindi siamo in presenza anche di un rapporto pixel pollice piuttosto basso. Nella parte superiore assenti il sensore di luminosità e anche la fotovideocamera frontale. Abbiamo un sensore di prossimità e la capsula auricolare. La capsula auricolare è uno degli elementi di questo telefono che secondo me merita un po' una tirata d'orecchie, più che altri reparti. Ha sicuramente un buon volume, direi forse fin troppo. Il risultato è che quando portiamo lo speaker a un livello molto alto, la distorsione della voce diventa veramente fastidiosa, quasi, rendendo quasi inutilizzabile il telefono a quel tipo di volume. Consiglio a chi dovesse incontrare questo tipo di problematica, perché non vi so dire se è un problema dell'esemplare che stiamo provando o se di tutta la serie, di abbassare magari di un paio di tac il volume. Resta comunque perfettamente udibile e il problema scompare in maniera immediata. Nella parte inferiore abbiamo un tasto fisico centrale e i due tasti a sfioramento. Purtroppo non c'è l'illuminazione sulla tastiera, è un vero peccato. Ogni tanto bisogna andare un po' a tastoni per trovare i tasti. Scusatemi il gioco di parole. Nella parte destra abbiamo il pulsante di accensione, nella parte inferiore ingresso micro USB e il microfono, a sinistra il controllo del volume. Testa al telefono, ingresso per le cuffie, il connettore da 3 mm e mezzo. Parte posteriore, un cover con questa finitura leggermente ruvida. Personalmente la trovo forse anche più piacevole di quelle lisce che abbiamo visto su alcune recenti realizzazioni di case LG. Sotto al cover, batteria da 1540 mAh, ingresso per mini SIM e per micro SD. Fotocamera, sensore da 3 megapixel con fuoco fisso, assente il flash LED, l'unità riesce a girare dei video anche in risoluzione WideVGA 800x480 pixel. Poi gli diamo anche un'occhiata. Dobbiamo risbloccare il telefono. Questo mi dà la possibilità subito di parlarvi del fatto che anche L40 dispone del knock code per sbloccare il telefono. Direi che dopo qualche giorno di utilizzo, vi confesso che in questi giorni sto provando diversi LG, forse ci ho preso particolarmente la mano, ma diventa quasi infallibile. Si riesce a sbloccare il telefono quasi sempre al primo colpo. Parliamo della parte hardware. Snapdragon 200 dual core con clock da 1,2 GHz, 512 MB di memoria RAM, GPU Adreno 305, memoria fisica da 4 GB, abbiamo realmente utilizzabili circa 1 GB, all'accensione Wi-Fi, Bluetooth, GPS, parte dati con 5,76 MB in upload e 14,4 per quanto riguarda il download. Cosa ha fatto LG sul sistema operativo Android 4.4.2 installato su questo L40? Ha inserito buona parte di quei contenuti che oramai sono diventati patrimonio della propria interfaccia. Si può passare dalla presenza di Quick Memo, quindi della possibilità di utilizzare il display un po' come se fosse un blocco note, più o meno da qualsiasi posizione ci troviamo. Perdiamo qualche dettaglio, tipo il Q-Slide, che forse su un display così piccolo si fa un po' fatica ad usare, mentre andando nelle impostazioni troviamo, a mio giudizio, un paio di chicche. La prima è la conferma della modalità ospite anche su questo L40, quindi la possibilità di far accedere delle persone sconosciute a cui vogliamo far vedere il telefono solo ad alcune zone che noi avremo prestabilito del telefono, mentre particolarmente indicato per questo tipo di dispositivo mi pare la possibilità di selezionare il launcher. Lo abbiamo già visto anche su altri telefoni di casa LG, ma mi pare particolarmente pertinente su un apparecchio di questo tipo. La funzione si chiama Easy Home e
fa comparire sulla home page del nostro telefono il tastierino a 9 tasti per la composizione delle chiamate e quelle funzioni tipiche, vitali, da cellulare più che da smartphone, che di solito usano le persone che hanno un po' meno dimestichezza con questo tipo di apparecchi, quindi l'accesso alla messaggistica, la rubrica, la fotocamera e la galleria. Possiamo poi, tramite questo pulsante, aggiungi anche modificare questi altri lanci rapidi di contatti. Tramite questo pulsante entriamo nella cartella applicazioni, che in questo caso subisce una sorta di rivisitazione grafica con lo scopo anche qui di essere utilizzabile in maniera più intuitiva. Ritorniamo alla nostra modalità normale. Ripeto, ritengo che sia particolarmente centrata per questo tipo di apparecchio la modalità Easy On, perché è facile che chi compra questo apparecchio o lo usa come secondo telefono, un primo telefono da ragazzo, qualcuno che non vuole spendere troppo, ma mi viene in mente anche quella persona che non ha particolarmente voglia di diventare matta con questi nuovi smartphone e tramite questo tipo di strumento riesce a utilizzarlo in maniera particolarmente semplice. Andiamo a vedere un istante come funziona la parte telefonica. Attiviamo il viva voce. Allora, come vi ho fatto vedere volutamente, l'altoparlante posteriore dietro non esiste, è integrato nella capsula auricolare. Direi che quando funziona il viva voce la capsula ha una sorta di trasformazione, nel senso che ne migliora la qualità della fonia, però si abbassa un pochino il livello complessivo della voce. Tuttavia, mi pare adeguata al tipo di telefono. Certamente questa zona del telefono non fa parte delle soluzioni migliori che si potevano ottenere anche su questo tipo di apparato. Vediamo un istante la navigazione internet. Abbiamo il browser in versione stock, che ho già abilitato alla visualizzazione desktop dei contenuti. Forse per un apparecchio di questo tipo è meglio magari utilizzare le versioni mobili dei siti, o forse si potrebbe anche pensare di usare qualche browser alternativo tipo Opera Mini, che leva un po' le castagne dal fuoco ad hardware non particolarmente prestanti. Cosa possiamo dire della navigazione internet? Io cercherei di dare una valutazione di questo tipo. In realtà i contenuti vengono caricati in maniera sufficientemente rapida, certamente non è velocissimo il motore di questo telefono, come ho già ripetuto, non è l'ultimo ritrovato, però tuttavia riesce a caricare i contenuti. Il problema naturalmente dove sta? Che abbiamo un display molto piccolo che ci costringe davvero a fare degli zoom continui e dei pan da una parte all'altra per vedere correttamente i contenuti. Fa parte certamente dei talloni d'Achille di questo telefono, ma è certamente a mio giudizio più dovuto alla dimensione del display che a una reale incapacità del sistema di elaborare le pagine durante la navigazione internet. Volevo farvi vedere un altro paio di cose prima di andare a vedere la fotocamera. Diamo un'occhiata ad AnTuTu Benchmark. Allora, AnTuTu Benchmark ci ha reso 13.300 punti, un risultato che secondo me è abbastanza fedele delle sensazioni che dà il telefono. Se è vero che abbiamo a che fare con un hardware non particolarmente esplosivo, è anche vero che una non tanto la ridotta dimensione del display, ma la ridotta risoluzione del display, che è un 320x480, riesce a far sì che il sistema non abbia necessità di chissà quali risorse dal punto di vista dell'hardware per funzionare. Quindi, al di là di alcuni limiti, tipo la navigazione internet che abbiamo appena visto, il telefono trasmette una buona reattività in tutte le operazioni che vengono svolte. Entrando nel device info troviamo un po' conferma alle cose che vi stavo raccontando prima, 4.4.2 per quanto riguarda la distribuzione internet, la GPU Adreno 305, 320x480 la risoluzione del display, qui la risoluzione della fotocamera e qui la memoria. Appunto, il telefono vede 1,5 giga quando si accende, poi utilizzabile per davvero a circa 1 giga a nostra disposizione. Vediamo come si comporta caricando il nostro Subway Surfers, quindi per vedere come funziona nel gioco. Il tempo di caricamento, tutto sommato, non mi pare neanche così esagerato. Me ne devo far vedere tutte le pubblicità oggi. Partiamo, non c'è l'audio.
Ok, non è stata felicissima questa partita, tuttavia si è già potuto vedere come funziona nella realtà. È un hardware che con giochi di questo tipo riesce, siccome questo è un gioco che so è molto molto in voga tra i ragazzi in particolare, è un hardware che riesce a muoverlo senza il minimo problema. Mi è capitato di giocarci, a me e soprattutto i miei figlioli ci hanno giocato parecchio anche con questo telefono, e direi che non ha mai mostrato nessun tipo di reale difficoltà nel suo utilizzo. Andiamo a vedere la fotocamera, magari passiamo prima dalla galleria. Allora, la fotocamera chiaramente va valutata un po' per quello che è, 3 megapixel, fuoco fisso, un sensore che ha anche qualche limite, direi che si vede qualche limite di risoluzione, direi che nella parte fotografica, anche se questa foto devo confessare è stata scattata con un discreto controluce, quindi in una situazione di quelle non semplicissime, soprattutto per questo tipo di sensori, mi pare che riesca ad avere tutto sommato una buona fedeltà della parte cromatica. Non andiamo a chiedergli molto di più perché naturalmente i dettagli non sono particolarmente presenti, anche l'assenza dell'autofocus certamente non aiuta. Forse mi ha soddisfatto un po' meno la qualità del video in questo caso, non tanto per il dettaglio quanto davvero per una incapacità in questa situazione di cercare di modificarsi in base alla situazione che aveva davanti. Era presente, ripeto, una situazione di forte controluce, ma il telefono non sembra aver fatto niente per riuscire a modificarla. Diciamo che è uno di quei telefoni con una fotocamera adeguata al tipo di apparato che ci permette di portare a casa delle foto quando ci manca qualcosa di più evoluto per fare delle fotografie, o comunque degli scatti che vanno assolutamente bene per essere caricati sui social network di cui tutti noi siamo oramai diventati particolarmente ghiotti. Che cos'altro vi posso raccontare? Guardando le impostazioni troviamo alcuni dei programmi tipici di LG, tipo lo Smart World di LG, il Box, un servizio cloud, poi sostanzialmente abbiamo un po' tutti i programmi che fanno parte del sistema operativo Android. Bene, mi fermo qui per questa chiacchierata col LG L40. Tiriamo le conclusioni. Un telefono che sicuramente ha un buon compromesso qualità-prezzo. Si possono trovare, lo so benissimo, anche dei telefoni magari leggermente più prestanti, più grandi, addirittura alcuni dual SIM a questa cifra. Certamente ci portiamo a casa qui un telefono con un brand che si sta davvero molto consolidando sul mercato, con un'interfaccia che ha alcuni punti secondo me particolarmente interessanti. Mi piace sempre molto il Quick Memo sui telefoni LG. Ho trovato davvero con gran piacere nelle ultime generazioni anche questa possibilità di utilizzare questa interfaccia semplificata, cosa che può davvero essere una marcia vincente per telefoni con questo target che probabilmente, come dicevo prima, possono avere anche un pubblico di un certo tipo. Direi che gli diamo un cartellino rosso per quanto riguarda la qualità della capsula auricolare, e anche lo spessore non mi ha fatto impazzire. La fotocamera direi che va bene su questo tipo di apparecchi. Per quanto riguarda la batteria, la pila non ha un amperaggio eccessivo, 1540 mAh, tuttavia montata su un apparecchio con un display così piccolo di dimensioni, che non richiede chissà quali prestazioni al motore, oggettivamente bisogna dire la verità, quando si ha un certo tipo di utilizzo del telefono spesso ci si accorge che questi apparecchi hanno dei limiti, quindi di solito chi utilizza degli apparecchi di questo tipo non ne fa un utilizzo così stressante, almeno delle parti multimediali. Magari capita che telefona tantissimo ma poi usano moltissimo internet, quindi direi che si riesce a fare senza problemi anche una giornata di lavoro. Tenete conto ovviamente del fatto che se usate molto WhatsApp o la messaggistica, i 3,5 pollici di diagonale certamente non vi daranno una mano, soprattutto se si hanno due badigli al posto delle mani come il sottoscritto. Bene, mi fermo qui per questa prova del nuovo LG L40 e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.